Il cittadino che si accorge di sintomi nuovi o insoliti o che necessita di approfondimenti diagnostici dopo uno screening risultato positivo accede al percorso di rete su indicazione del medico curante o del centro screening. Il medico avvia la fase diagnostica nelle sedi territoriali, che possono essere la casa della comunità o l'ospedale distrettuale, oppure, se necessario, nell'ospedale polispecialistico. In queste sedi territoriali, il paziente viene sottoposto agli esami di primo livello, come ad esempio esami del sangue, ecografie o radiografie. Oppure, quando necessario, esegue esami diagnostici e interventi terapeutici complessi negli ospedali polispecialistici e negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Qui, il paziente può essere sottoposto all'intervento chirurgico previa valutazione da parte del team multidisciplinare, costituito da oncologo, chirurgo, radioterapista, radiologo, case manager e altri professionisti. Dopo l'intervento e dopo l'immediata fase post-chirurgica, il paziente continua la cura e l'assistenza nella struttura sanitaria più appropriata e prossima al suo domicilio. E può ricevere i trattamenti medici, come ad esempio chemioterapia, immunoterapia, terapie di supporto, nella casa della comunità o nell'ospedale distrettuale. Durante tutto il percorso, e in particolare durante il follow-up, per il paziente è possibile utilizzare strumenti di telemedicina, utili soprattutto in caso di difficoltà motorie. L'assessorato alle politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna e i professionisti della sanità, insieme alle associazioni e ai cittadini, continueranno a lavorare insieme per mantenere e far crescere la migliore cura e assistenza nell'ambito della rete oncologica ed emato-oncologica regionale.